per dimostrare che non ci si può andare. Perché, sì, c'è uno di quei cosi che vomita ghiaccio, quindi. Allora, quel blocco, non posso farci nulla, non posso neanche appendermi. E lì sotto che c'è? Lo scrigno nascosto? Se c'è, è lo scrigno peggio nascosto. No. Ah, la odio. La musica dei nemici è sempre in mezzo ai piedi. Io voglio solo risolvere il mio puzzle tranquillamente. Ok, qua è semplice. Per portare le palle di cannone da una parte all'altra. E poi le si mette in questo cucchiaio per il gelato. Come on. E poi si va dall'altro lato per prenderle. Si potrebbe aprire la porta, mettere fuori la palla di cannone e passare attraverso la porta, chiudere la porta. Ma è troppo facile, eh? Dopo dicono che i giochi di Zelda sono troppo facili se si fanno fare questo. Voilà, una palla di cannone. Tutta per me. Ora posso caricarla e fare un bel casino qua. Hey guys, vi divertite? Fuck you. Oh! Oh! Man! Questi lupi sono abili, eh? Aspettate che mi ricarico con la zuppa del... la zuppa dello Yeti. Potere della zuppa. Potere della zuppa. Lupo bianco non può sconfiggere zuppa di zucca. Vieni qua, lupo bianco. Non opporsi a zuppa. Zuppa più forte di lupo. Arr! Tua paura di guerriero verde. Perché zuppa di lupo non è buona. Zuppa di lupo? Ok. Bene. L'antica palla andava portata in salvo. Sembrava impossibile. Ma ce l'avevamo fatta. Amaro Monte Bianco. Sapore vero. Monte Bianco perché, capito, perché siamo sulle montagne? Il ghiaccio? Nice, qua ho aperto uno scrigno con la bellezza di 5 bombe, 20 rupie. 5 bombe, nice. Non lasciatemele finire, occhio. No, le bombe marine sono quasi finite perché lo... Cosa è in bocca? Oh man, si è disintegrata quella palla di cannone. Mi prende in giro, signore? Wow. Si è disintegrata. Ah no, aspetta, me la segnala che è di lì. Ma dov'è? È dietro lo scrigno e non l'ho vista? È dietro pro... Ah, ok. Phew. Di cosa saranno fatte? Granito. Oh man, c'è quel tizio. Aspetta, devo prendere un buon angolo qua. Ok, stia fermo. Stia fermo e sorrida. Le mie foto mettono in risalto i suoi 25 occhi. Devo prenderlo da un buon angolo. Ok, sorrida! Cheese! Cheese! Oh, fuck! E in realtà è un mostro gigante formato da tanti piccoli esserini così. E sono tanti, ma la maggior parte sono già stati distrutti dalla... vediamo se riesco a sconfiggerti... Così. Non così. Rotolando. Verso sud. Rotolando. Nice. Rotolando. Yeah. Oh, due stivalate sono abbastanza. Acciaio super efficace su ghiaccio, si dice. E per buoni motivi. Ora non so se... No, non posso fare molto altro, però... Per sicurezza, visto che non so se mi serve dall'altro lato, porto una palla di cannone di là. Sparandola da qua. Giro il cannone. Sempre che mi salvi queste cose, non saprei. Non so se passa attraverso il muro, ma tanto vale provare. Whee! Non sto davanti, dai. No, ok. Non sto davanti perché non voglio ripartire dall'inizio del dungeon. Cioè, mi tiene salvato tutto, chiaramente, però comunque. Ok, deve essere in fondo a questa stanza il... la chiave, giusto? Hello? Hello? Oh! What the fuck? Oh, man! Boom!
benvenuti al mini boss di quest'area. L'uomo più... il cavaliere più goffo del mondo. Però con una delle armi migliori del mondo. Questi ci sono anche negli altri Zelda. Quando sono in 2D sembrano più terrificanti. Non ricordo come battere questo boss. Allora, ci sono degli appigli sul soffitto, quindi penso che dovrò usare quelli. Le frecce, magari. Tengo le frecce bomba. Proviamo. Non gli fa niente perché... ok, è difeso da quella cosa. Mi sembra che bisogna... arrivargli dietro così. Ah, posso appendermi ovunque perché... ah, mi ha intercettato! Ok, e se io facessi... così? Oh! Devo attaccargli le spalle. La coda! Ah, una coda! Nice. Ok. Goffissimo. Goffissimo Lethal. Goffissimo. Si appropinqua alla coda del mostro. What the f... what the... seriously? La spada della morte, cioè, gli ho dato 65 colpi letali sul collo e non gli ha fatto... oh my god! Il soldato più patetico del mondo. Hey Yeti, capisco perché non si sono accorti, lui provava ad attaccarli e i suoi colpi gli rimbalzavano contro. Oh man! È stato patetico. E guarda un po', cosa otteniamo? Il martello ferrato! Enorme palla di ferro con catena dall'altissimo potere distruttivo. Io amo quest'arma. Ho sempre voluto averla in uno Zelda. Oh man, la amo. Guardate, è ridicola, però la amo. È ridicola e bestiale. Mi sembra che, sì, si può camminare, infligge danni a chi ci passa vicino e si può lanciare molto lontano. E un altro potenziale che ha è... beh, è pesantissima da portare in giro, quindi non è molto facile da proprio usare così. Ma quando ce l'avete in mano, funge tipo da scudo, quindi i colpi dal davanti non vi fanno niente. Forse ve lo dimostro appena posso. E cercherò di usarla perché mi piace. Non so se è estremamente potente, ma boh, dovrò vedere. Non so come si... come paragona un... come viene paragonato un colpo di questo a un colpo della... della spada. Comunque ora possiamo distruggere il ghiaccio senza problemi, perché a quanto pare ha la potenza di una palla di cannone sparata da un cannone. E possiamo anche distruggere quelle armature, che non so se ci danno qualcosa. Posso anche passarci da parte, no? Yeah. Oh, mi spiace per te, figliolo. Nice. Mi piace il potere distruttivo che ha. Io sono un fan delle armi distruttive, anche se sono scomode. What the fuck? Guardate la faccia di Link. Seriously? Ora è il formaggio di Tauro. Il formaggio fatto con il latte delle capre di Tauro. Non sapevo che a Tauro facessero il formaggio a salvagente. Sto annegando! Prendi il formaggio! Oh god, yes! Poi annega, ma è felice di annegare perché ha mangiato il formaggio di Tauro. Oh no, ancora cibo? La signora sembra davvero confusa. Ho un brutto presentimento. Magari può darci altri indizi. Dai, torniamo a sentire se le è venuto in mente qualcos'altro. È un brutto presentimento. Sono due Yeti, marito e moglie, che fanno una zuppa. E il mini boss che c'era qui era patetico. Gli ho dato un colpo. Sai cos'è un colpo? Anche Mr. Shrek era più resistente di sto tizio. E non è che gli ho colpito il cuore, il cervello, la testa. Gli ho colpito la coda. Gli ho dato un colpo così potente che i nervi hanno detto al cervello: sei morto, zio, sei morto, arrenditi, crepa. Nice. Ora, niente più cannoni, a parte in alcune occasioni. Hey guys! Oh, avete paura della palla rotante? Boom! E fa danni anche quando torna, mi sembra. Ah, non sta facendo moltissimi danni. Infliggo più danni con la spada, ma vabbè. Ok, avanziamo. Vedete, potete... con un colpo lo distruggete istantaneamente. Aspetta che provo a usarlo come scudo. Stando così. Ecco. Vedete? Funge da scudo. Non è molto utile, ma può esserlo.
Ho sentito che molta gente che fa tipo delle challenge niente scudo, cioè praticamente non equipaggia lo scudo, usa questo come scudo invece quando proprio devono difendersi. Ehi, lupo chiotto. No, boh, il colpo standard è più potente della spada, il colpo... Ok. Torno dalla tipa ormai. Misieta, salve, ho il suo formaggio. Quello fa bene a nasconderlo, così si stagiona bene. Ah, Link, allora? Cosa? Hai trovato del formaggio? Forse ce l'ha messo mio marito. Chissà dov'è. Guardate che quei dentini da topo, da cos'è poi che ha, è troppo carina. Scusa, ma ora non mi viene proprio in mente. Intanto potresti portare il formaggio a mio marito? Magari nel frattempo me ne ricordo. Suo marito, ok. Misterietti. Oh man, la zuppa con dentro il formaggio fuso. Oh shit, lo voglio. Mister Dieti, Yeti. Prenda. Non ho un sapore deciso. Che profumino, cos'hai? Lo spinge. Oh, hai un retrogusto ottimo. Pluff. E ora basta lasciare bollire ancora un po' ed è pronta. Tieni, assaggia. Oh man, so good. Oh, potaggio fromage. Formaggio fuso. Bere formaggio fuso. Oh man, mi viene un infarto solo a pensarci. Yes. Prendiamocene un po', va. Bene, peggio del livello della cucina di Pikmin 2, quasi. Ok, signorita. Mia cara signorita, non è che avresti un'idea di dove si trova la chiave? Mi sto divertendo a esplorare casa sua, ma è piena di cannoni e mostri, anche se patetici, quindi. Ehi, Link, me ne sono ricordata. Per non dimenticare dov'era, l'avevo riposto proprio nella stanza accanto alla camera da letto. E alla fine invece me ne sono dimenticata lo stesso. Come sono smemorata. Ok. Dovrebbe essere qui dove ho segnato... dove ho segnato un simbolo. Okidoki. Ma comunque ora credo che abbiamo... Deve essere assolutamente qui, ti prego, va a dare un'occhiata. Ora abbiamo, penso, tutto. Ciò che serve. Cioè, ho già l'oggetto del dungeon. Quindi penso che comincerò a raccogliere scrigni, già che ci sono. Perché sì, è davvero tutto. Facciamo così, va, andiamo verso la chiave, poi torno indietro dopo a prendere il resto, sennò... Mi ha aperto quale? Quale mi ha aperto, signorita? Questa o questa? Questa, giusto? Sì. Ok. C'è quel posto, c'è questo. Mi serviranno palle di cannone per questo, credo. Vai. Yeah! Ok, questi mostri... posso sconfiggerli con la... col... come si chiama? Martello con catena? A me viene da chiamarlo mazzafrusto, sinceramente. Si possono sconfiggere con questo, però... bisogna stare attenti. Devo aspettare che cominci a soffiare di là. E ora, yeah! Yeah! Yes! E puoi far fuori gli altri col ritorno. Da-da-da-down! Hey, little buddies! Oh, come on. Dove sei? Fatti colpire. Yeah! Bene. Ho l'impressione che mi servirà una palla di cannone, quindi è meglio che ne porto una di qua subito. Da questo lato. Oh, stop. Ok. Pausetta, però. Ok, rieccomi. Ok, questo era il punto dove bisogna spingere il blocco e così posso portare delle palle di cannone dall'altro lato. Spero, sì sì. C'è il coso qua, no? C'è il... il cucchiaio da gelato. Gne. Boing. Okidoki.
E mi conviene portarla su, appunto, perché mi sembra che c'è un cannone in cima. Sono abbastanza certo che ci sia un cannone lassù. Ok, prendilo. Oppa, ok. Un mostro l'ho già sconfitto, ma forse ce ne sono un paio. Non sento nessuno, sento pipistrelli e basta per ora. Oh, come non detto. Ok. Pipistrello, vieni fuori. No, pipistrello, vabbè. Ok, la la la, ok. No, fuck. Ah la 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 la. Ok. Qua sono al sicuro, giusto? Nice. E ora... Oh... Bene, qua sopra sono al sicuro. E tutti morti. Giusto? Sì, nice. Vai. E qua abbiamo un bel cannone. Fuck you guys. Oh man. Poveri pipistrelli. Oh. Ok, portare qua un cannone sembra una buona idea. Sembra una buona idea. Aspetta, questo si rompe, vero? Se ci cammino sopra. Mi ricordo che c'è una trappola marcia del genere. Provo a piazzare una bomba. No, oh, ok, non so se ci cammino sopra. Vabbè, qua mi fa cadere, almeno posso tornare su tramite quello. E c'è una chiave, non ho chiavi, magari è di lì. Però cominciamo a portare sulla palla di cannone, vedere dove posso spararla. Questo ghiaccio è troppo duro per romperlo. E là ci sono solo dei blocchi che non posso spingere e per ora qua posso fare ben poco. L'importante è che la palla di cannone sia qui. Quindi ora vado di là. E poi magari scendo. Sì, scendo perché quello mi porta. Sì, sì, sì. Ok, scendendo da lì penso di poter prendere io. Oh, salve. Aha! Sparane un altro. Aha! Aha! Ah! Yeah! Oh, poveri soldati di ghiaccio. Così fedeli a whatever, allo specchio oscuro, immagino. Ok, ora posso salire di qua. Oh wow, e qua c'è uno dei puzzle peggiori. What the fuck? Non sono distruttibili sti barili. Ehi! Pipistrelli? Piano di sotto, ok. Questo non mi piace troppo come meccanica, però vabbè. Spingere questo. Ancora un po'. Bonk. Così che arriva fino a qui. E poi dovrebbe arrivare di là in teoria. Oh, ok, nice. Una chiave, magari? Che mi serve? Yeah! Piccola chiave! Oh, salve! Yeah! posso passare di là? Togliamo gli stivali per un attimo. No, no! Oh, sono al limite. Yeah! Più facile tornare indietro così, no? Yep. Chiave per di là. Scendo prima o apro prima di lì? Scendiamo, tanto posso tornare su, no? Oppure no? Oh! Nice! Non è lo scrigno che cercavo, vero? Oh yeah! Prometto di cuore! Bla bla bla! Oh, ok, io pensavo che mi avrebbe portato alla stanza principale, ma non è stato così. Clack te. Oh, come on. Yeah. Oh, continuo a muovermi all'ultimo momento. Ok. Whoop. Mi piace come lo mette via. Oh, fuck! Scusi, signor. Oh, no. Ikea, posso consigliarle l'Ikea, signore? Questo episodio è sponsorizzato da Ikea. Mi piace come lo mette via, stavo dicendo così. Ah! Oh, no, no. Non pesa niente, no? Mettiamocelo in spalla. Questo è per tornare su. Awesome! Anzi, per accedere a questo piano, perché qua è
Le scale sono rotte. E vai. E vai. E là. Signore. Ho una bella sorpresa per lei. Si chiama il grande Baboom. Oh yeah. Ok, sono due frecce bomba in rapida successione. Ecco cosa serve in questi momenti. Sdonk. E ne do due per good measure. Ok. E ora mi butto. Vado di là o scrigno? Scrigno. Un altro colpo. Nice. Oh! Wow! Ok, questo dovrebbe spingere sia me che quello. Ok, un altro. Nice. Avvicinati. Hi-ya! Fuck you, pipistrello. Bene. Ed è un... Yeah! Non ce ne sono due per dungeon, quindi sono già tutti. Ok. Non ho sbloccato... Ah, beh, posso fare... Very quickly... Whoop. Lala. No! Non rotolarmi a tradimento, figliolo. Stonk. Lethal, basta un colpo. Pff, ok, basta un colpo. Grazie, commenti. sono proprio cattivo a dire ste cose, perché se dico tutto io, dopo cosa dite voi nei commenti? Se faccio anch'io le vostre risposte. Hey guys! Yay! Al ritorno? Bene, fatto. non ho altre chiavi, per ora. No. Whoop! Spacchiamo quello. Dove sono? Oh! Salve! Salve Salvino, caro vicino. Spero che si goda il... Blablabla. Ah, yeah! Sarò estremamente raggiante se alla fine di questo dungeon scopro di aver già preso tutte le anime di Spettro nei paraggi, compresa la parte del ghiacciaio di prima. Che qua non c'è niente da fare, però là c'è uno scrigno. E anche se non sto ben seguendo la mappa, sono sicuro che lentamente stiamo andando verso il punto che ci ha segnato Miss Yeti. Con la porta chiusa. Lì non si sale, anzi lì mi sa che ci sono già stato. Questi posso distruggere con... Ah, sì, ok. Ok, a quanto pare i barili sono troppo resistenti per la spada di Link. Give me that! Arapapà. Rupie inutili! Anche queste cose posso distruggere? No, questi sono immortali. Vai! Questo me lo ricordo, questa era nella... Stanza una delle prime stanze, no? Quella con i blocchi da... Spingere, sì. E ora posso fare qualcosa di meglio con i puzzle di sto posto. Posso tentare. Quello devo romperlo. E rompiamolo. Ecco, qua ho tre blocchi ora. E posso fare... Nope. Se spingo il blocco... Oh. Ok, sì, è facile. Dovrebbe. È facile, giusto? Posso spingerli anche così, giusto? Yeah! Mi serve tenere aperta quella porta? Sì, però posso fare le due cose contemporaneamente, giusto? Oh my god, no? Oh, shit! Perché stavo pensando... Wow, stavo ragionando in maniera veramente stupida. What was I thinking? Ah, però forse no, vediamo. Forse no. Perché devo premere sia questo che quello?
Devo premerli entrambi. Perché non so se fare una serie di... Questo sarà un lungo puzzle. Molto lungo. Tutto aperto, tanto vale fare una deviazione di qua perché c'è qualche scrigno. No, è da tutt'altra parte. Ok. Si è aperta una porta qua sopra. Vediamo. Sì, immagino che si sia aperta quella... una di queste. Non so bene quale, ma... Questa era già aperta, ma questa forse no. No, perché è ancora inesplorata la zona. Sembrerebbe almeno. Hello? Sì, nuova quest'area. Bene. Oh, shit, man! Si calmi. Oh, c'è un'intera legione di quei cosi. Ce n'è uno anche... Ok, ho preso quello più vicino. Ah! Allora qua c'è il... Passare sopra il muro. Surprise! Oh, fuck, no! Oh, una volta che mi vedono alla fine... Hoppla! Fuck! Mi hanno anche evitato... Oh, fuck! Scudo! Ok. Woo! Phew. Ok, togli dalle scatole. Oh, no! Ci sono palle di cannone lì in mezzo? Mi sa proprio di no. Vabbè, forse non sono necessarie, almeno non subito. Ho sconfitto tutti, ma non posso andare di là. Di là c'è una porta. Vediamo. Oh! Qualcosa posso fare. Di lì. Ok. Whoop. Finestre chiuse. Nessuna palla di... Niente. Ok. Lì c'è uno scrigno. È quello che cercavo? È questo il punto rosso? Nope. Siamo ancora nella stanza principale. Ok. Punto di ritorno è qui. Fuck you barile. Fuck you altri barili. Ok. E ora... ok. Sdong. Due colpi. Cos'ha ma noob? Yeah. Oh! Ah! No! Oh! Posso risalire in fretta? Whoop! Ok. Qua non ci sarà niente di importante? O forse una chiavetta?